L'uomo ha sempre avuto l'esigenza di rappresentare l'ambiente circostante. Qui vediamo, siamo alle origini. C'è stato un pittore che per fissare la prospettiva disegnava su un materiale trasparente ciò che vedeva da un ben determinato punto di vista, cioè mantenendo fisso l'occhio poteva disegnare la prospettiva degli edifici che stavano di fronte. Il passaggio successivo poi è stata la camera oscura. Nel Codice Atlantico Leonardo da Vinci parla di un edificio illuminato dal sole o comunque degli oggetti illuminati dal sole. Parla di un edificio, di una parete opposta a questo edificio illuminato dal sole, quindi in ombra. Dice: su questa parete farai un foro, uno spiraculo rotondo, e all'interno, dietro questa parete, su questo ambiente chiuso da questa parete, vedrai, se metti un panno bianco o sulla parete opposta, vedrai tutto ciò che sta all'esterno proiettato all'interno in maniera capovolta. Poi da questa camera oscura al foro è stata sostituita una lente e quindi si proiettava un'immagine abbastanza nitida e più luminosa, diciamo. Ricostruendo, e poi siamo passati alla fotografia, è stato bloccato, messo un materiale sensibile, questa è la prima fotografia che vediamo, messo un materiale sensibile, l'immagine è stata fissata definitivamente. Ricostruendo un pochettino l'esperienza della camera oscura, e qui vediamo un disegno, notiamo che un fatto molto importante: fatto il foro nella parete, foro sufficientemente piccolo, ma vedremo meglio dopo come sarà fatto, preso l'edificio di fronte illuminato, si proietta su uno schermo all'interno della camera oscura l'immagine capovolta dell'edificio. E prendiamo intanto nota della distanza tra il foro e lo schermo, che chiameremo distanza principale. Notiamo subito che quanto maggiore è questa distanza, maggiore è la dimensione dell'immagine proiettata. A parità di schermo, a parità di dimensione dello schermo, quanto maggiore è la distanza, maggiore è l'oggetto proiettato. In sostanza passiamo da un grandangolo, nel caso della distanza principale molto piccola, a un teleobiettivo nel caso in cui la distanza principale è aumentata. Fatta questa esperienza, va fissato un altro punto molto importante, che noi, siccome la camera oscura, diciamo, fare fotografie in sostanza riduce a uno scatolo, una cassetta, quindi di costo abbastanza limitato, ci possiamo permettere il lusso di progettare ad hoc una camera di ripresa per ogni edificio che dobbiamo riprendere. Qui vediamo due immagini, una planimetrica dove dobbiamo riprendere una chiesa in un centro storico, quindi spazio abbastanza ristretto, possiamo scegliere il punto di vista e quindi in una planimetria disegnato il punto di vista e proiettando in planimetria gli estremi della chiesa abbiamo l'angolo di ripresa. Dopo il foro i raggi si riallargano e possiamo fissare, se la distanza della chiesa che so io è 100 metri, fissando 100 volte più piccola la distanza tra foro, punto di ripresa e la facciata, abbiamo un'immagine 1 a 100. Se la facciamo 50 volte più piccola abbiamo un'immagine 1 a 50. E ci possiamo subito disegnare la camera con il decentramento e quindi la distanza principale. Lo stesso discorso va fatto con una vista altimetrica, cioè evitando, non, è inutile inclinare la camera per avere la solita fuga prospettica, anche se oggi con il computer si corregge rapidamente, però con foro stereopedico possiamo disegnarci il punto, il fotogramma verrà decentrato rispetto al foro e avremo un'immagine abbastanza dritta e già in scala, quindi col discorso che se la distanza principale è 100 volte più piccola della distanza di ripresa, per distanza di ripresa intendiamo la distanza del punto di ripresa dalla facciata, avremo un fotogramma in scala 1 a 100. Questo sempre nell'ipotesi che la facciata sia sufficientemente piana. Che cosa intendiamo per sufficientemente piana? Intendiamo per
sporgenze abbastanza trascurabili rispetto alla distanza di ripresa. E qua, ovviamente quanto basta per eliminare la ripresa prospettica. Qui vediamo degli studenti che hanno utilizzato il foro stenopeico per effettuare una ripresa fotogrammetrica. Vediamo il caricamento ovviamente in camera oscura, si mette un foglio di carta sensibile della dimensione prescelta nella cassetta, che viene poi sigillata in camera oscura e portata all'esterno. Se la macchina è stata progettata come abbiamo visto prima, sapremo già dove sistemarla di fronte all'edificio. In questo caso hanno fatto due riprese perché si tratta di un rilievo fotogrammetrico, misurano la base, la distanza fra le due macchine da ripresa, e poi a seconda dallo stesso punto, a seconda della distanza principale messa, vediamo nelle fotografie una 100, una 50 e una 500. Notate che nella fotografia 500 è talmente grande l'angolo di ripresa che è stato ripreso anche il bordo del panno messo sulla camera per garantirsi la infiltrazione di luce. E se guardiamo l'immagine ottenuta, mi sembra che sia abbastanza nitida e in grado di far concorrenza a qualsiasi macchina fotografica. E non dobbiamo dimenticare un fatto molto importante: il foro stenopeico non ha lenti, quindi non ha distorsioni. Gli obiettivi, per quanto di alta qualità, nel caso degli obiettivi per camere metriche, sono sempre soggetti a rifrazione, quindi questa rifrazione deve essere uguale in tutti i punti, nel senso che non dobbiamo deformare l'immagine, distorce l'immagine che abbiamo avuto. E questo per quanto riguarda il foro stenopeico. Capite questo elemento base, quindi già in questa maniera noi possiamo, esercitandoci in questa maniera, possiamo già capire che cos'è la distanza principale, che ripeto è differente dalla distanza focale che andremo a trovare nell'obiettivo o comunque nella lente che potrebbe sostituire il foro stenopeico. Un'ultima sottolineatura per quanto riguarda la costruzione del foro, che poi non è molto difficile. Partiamo dal fenomeno visto in una maniera più semplice. Prendiamo un punto di un oggetto, questo punto emetterà sia pure di luce riflessa, darà un fascio di raggi. Se di fronte al punto mettiamo uno scatolo aperto, molti di questi raggi colpiranno le pareti interne dello scatolo. Se adesso davanti allo scatolo mettiamo un coperchio con un foro, vediamo che solo alcuni di questi raggi emessi dal punto riusciranno a colpire la parete opposta, la parete interna dello scatolo, e vedremo che questo punto si proietta in un cerchio sulla parete interna dello scatolo, cerchio che avrà un diametro tanto più piccolo quanto più piccolo è il foro. E anche perché dipende anche dal fatto dalla distanza del punto dal foro. Se il punto è molto lontano ci accorgiamo facilmente che il diametro sarà piccolo, se il punto è molto vicino i fasci di raggio si apriranno moltissimo e il cerchio avrà un grosso diametro. Notiamo pure che se il coperchio dello scatolo ha uno spessore molto grande, quindi nel foro interno ci sarà una parete abbastanza spessa, ci saranno dei raggi riflessi che creeranno, diciamo, un po' di scarsa nitidezza nella proiezione interna. Pensate che non si proietta solo un punto, si proiettano tutti i punti che compongono la superficie che vogliamo riprendere. Quindi questo cerchio, che chiameremo cerchio di confusione, quando più è piccolo, più nitido sarà, darà un'immagine più nitida. Difatti vediamo nello schema due punti molto vicini, dovrebbero proiettare teoricamente in due punti, però se proiettano in due cerchi, se questi cerchi si intersecano avremo un'immagine non eccessivamente nitida. È chiaro che il discorso cambia se i due punti sono vicino allo scatolo o sono molto lontani. Nel trattato di Giovan Battista della Porta lui parla di deve fare nella parete un foro del diametro di un dito, abbastanza grande,
ma questo perché devono vedere l'immagine dall'interno della camera oscura. Nel caso nostro gli studenti hanno fatto sempre il foro del diametro inferiore al millimetro, in realtà per avere per non evitare la riflessione del coso hanno fatto il foro con spigoli vivi con due mezze lamette, cioè due lamette spezzate messe al contrario in maniera che gli spigoli vivi fossero costituiti su un quadratino di lato inferiore al millimetro. Poi veniva fissato con lo scotch in vari modi sul foro più grande dello scatolo. L'ideale sarebbe avere un lamierino un po' curvo, limarlo ed avere un cerchio tondo. Si potrebbe fare addirittura tanti fori di diversi diametri per varie occasioni. Da sottolineare il fatto che più il foro è piccolo, più il diametro del foro è piccolo, più è nitida l'immagine. Però l'immagine, quando il foro è molto piccolo, è molto buia, quindi richiederà molto tempo per essere esposta, per essere fissata. Si arriva, tanto per dare un'idea, con pieno sole, a tempi di esposizione di 10, 15, anche 20 minuti. Però siccome siamo in architettura e l'edificio sta sempre fermo là, il problema non sussiste. Si tratta di piazzare la camera in maniera abbastanza salda e lasciarla aperta per molto tempo. E questo è anche un vantaggio, perché pensate che se dovessimo fare esposizione del tempo di qualche minuto, basterebbe ritardare di poco e il tempo si raddoppia o si dimezza. Mentre su esposizione di 20-30 minuti, l'errore di un minuto o anche di 2-3 minuti è trascurabile.